Buongiorno, vorrei parlarvi oggi della situazione economica italiana e di come si è mosso il governo Meloni. Innanzitutto, come sapete, il governo Meloni, il governo di centrodestra, presieduto da Giorgia Meloni, si è insediato nell'inizio di ottobre del 2022. Da allora che ha fatto? La situazione economica francamente è peggiorata. Allora, la inflazione è salita, cioè, qui sono saliti i prezzi nei supermercati, sono salite anche le tasse, non sono diminuite per niente le tasse come aveva promesso Giorgia Meloni, sono aumentate. Gli unici sono diminuiti sono gli stipendi, anche perché il famoso salario minimo non è stato approvato per niente. È stato abolito il reddito di cittadinanza, quindi in pratica la situazione economica è molto peggiorata. Sono state tra l'altro aumentate i tassi di interesse delle banche. Quindi se un imprenditore vuole prendere soldi in prestito per fare investimenti, no, non li può fare perché gli interessi bancari sono troppo alti. Gli imprenditori non possono fare investimenti. Oh, allora, in concreto, la situazione, a mio parere, è molto brutta, è la seguente. I ricchi sono meno ricchi perché gli hanno aumentato le tasse. I poveri sono disperati perché gli hanno tolto il reddito di cittadinanza. La classe media è impoverita perché gli hanno aumentato le tasse anche a loro. E quindi io francamente questi partiti di destra che appoggiano il governo Meloni vi consiglio di non votarli mai più perché francamente non lo meritano. È tutto, buongiorno.